Ecco, dottor Zacchè, da signora ha incominciato a soffrire di questo problema in gravidanza. Che relazione c'è tra comunque la gravidanza, anche le cure ormonali e il mal Certo. di testa e le emicranie? Sì, l'emicrania è una patologia che noi ginecologi conosciamo molto bene perché è una patologia prevalentemente femminile. Direi che l'esordio in gravidanza non è l'esordio abituale. La donna più frequentemente inizia con le crisi emicraniche dopo lo sviluppo puberale e sono prevalentemente crisi emicraniche che chiamiamo catameniali, cioè si verificano ritmate dal ciclo mestruale. Quando gli estrogeni si abbassano perché c'è la mestruazione, esiste la crisi emicranica. E quando c'è la gravidanza, queste crisi emicraniche durano nei primi 3 mesi, poi tendono, mai al 100%, ma tendono a scomparire e ricompaiono poi immediatamente o molto dopo pochi giorni o poche settimane dal parto. Altra caratteristica è proprio che scompaiono con la menopausa, salvo eccezioni che invece compaiono in menopausa, quindi è una malattia che ha molte eccezioni. Il problema principale per noi ginecologi è che tendono ad aumentare o peggiorare con l'uso delle pillole contraccettive. E quindi anche lì bisogna sapere come muoversi. Infatti, su 100 donne che abbandonano l'uso di pillole contraccettive, 80 l'abbandonano per un mal di testa ingravescente. Ed è prudente in quel caso sospendere o passare ad altri metodi. Ecco, anche la terapia ormonale sostitutiva, quella che si prende a volte in menopausa, che effetti può creare? Ecco, può in una donna già emicranica, può dare alla sosta, se si fa con la sosta, perché si può fare una terapia sostitutiva anche senza soste, alla sosta può dare la crisi emicranica. Ecco, Ecco, ritornare. una persona che cura l'emicrania può comunque utilizzare la pillola piuttosto che altre soluzioni contraccettive? È un rischio per una persona che ha già un'emicrania oppure... Ci sono persone con l'emicrania che la pillola proprio non la sopportano e in quel caso lì cerchiamo di dare altri contraccettivi ormonali se è una donna giovane che non può usare alternative tipo il contraccettivo intrauterino, la spirale, che sono ad esempio quegli anelli ormonali che da qualche anno sono in commercio, che vengono applicati in vagina e tolti. Rimangono 3 settimane, una settimana si toglie, danno dei tassi ematici di estrogeni piuttosto bassi, quindi il calo estrogenico che si verifica nella settimana di sospensione molte volte non è tale da agire come fattore trigger scatenante della crisi emicranica. Ecco, dottoressa Magri, torno un attimo da lei. Sì. Per parlare degli alimenti, si è detto che a volte ci sono degli alimenti che possono favorire il mal di testa o magari c'è qualcosa anche che può alleviarlo o che non lo scatena, diciamo. Dunque, i cosiddetti fattori favorenti sono tantissimi, addirittura nelle ultime revisioni se ne contano 127, in generale, come tutti i fattori scatenanti, quindi non solo alimenti, ma anche situazioni di vita, stato di salute generale della persona. Può influire anche il cambiamento del tempo? Il cambiamento del tempo è frequentissimamente collegato, quindi le mezze stagioni sono quelle peggiori, comunque i Critiche. cambiamenti repentini del tempo sicuramente. Focalizzandoci, perché sennò veramente l'argomento è enorme, però focalizzandoci sulla domanda cibo. Allora, sicuramente ci sono degli alimenti da evitare, questo per tutti i pazienti, anche se poi ogni paziente spesso fa un po' storia a sé. Però Certo. le regole generali, proprio sulla base fisiopatologica dell'emicrania, sono evitare gli alcolici, tutti, quindi qualsiasi tipo di alcolico, anche se il vino rosso è ancor più scatenante. Alcuni cibi ricchi di tiramina, feniletilamina o nitrati, che sono le tre sostanze un pochino più implicate, faccio degli esempi, così più folcloristici, la cosiddetta emicrania da hot dog. I nitrati sono molto concentrati in tutti gli insaccati, ci può essere proprio un'emicrania collegata a questo tipo di pasto. Così come l'emicrania da ristorante cinese, nel senso i cibi cucinati con molto glutammato, quindi la sostanza che c'è nel dado da cucina, possono scatenare le crisi emicraniche. Quello che sappiamo tutti, perché si legge ormai ovunque, è che la cioccolata, il Esatto. cacao determina un aumento di crisi emicraniche perché effettivamente contiene molta tiramina e molta feniletilamina, che sono due sostanze vasodilatatrici che possono facilitare l'attacco emicranico.
Però ripeto, l'elenco è molto lungo, dai crostacei ai fagioli, insomma, poi ripeto, ogni paziente in ambulatorio ha notato il collegamento con uno più cibi che cerca di evitare, spesso c'è una congruenza scientifica, non sono cose così. So che in alcuni casi persone usano il caffè per farsi passare come mal di testa. Protettivo, come agente protettivo, chiamiamolo così, o terapeutico, c'è solo il caffè come elemento noto, anche se ci sono pazienti emicranici in cui invece il caffè scatena la crisi, quindi non è sempre una regola. Tant'è che alcuni c'è un po' di storia per ogni paziente. Sì, questo sicuramente, però diciamo, parlando di studi su grandi numeri, è chiaro che ci sono alcune cose, come per esempio l'alcol, che invece sono assolutamente... Va bene per tutti. Esatto, questo tant'è consiglio. Che molti farmaci, sia storici che anche un pochino più recenti, contengono caffeina per l'emicrania. Sono poi quelli che noi cerchiamo di non dare ai pazienti, poi magari spiegheremo perché, però... per dire che sicuramente una, due, massimo tre tazzine di caffè in chi è sensibile possono anche bloccare di per sé l'attacco emicranico senza dover prendere un farmaco. Quindi, se posso aggiungere una cosa rispetto al filmato che avete fatto vedere, è molto interessante la testimonianza di questa paziente. Però è un caso di emicrania molto particolare, quella che ci ha descritto, cioè è un'emicrania con aura, che è già un'emicrania di per sé rara, particolare, in certo. Più è un'emicrania con aura senza emicrania, cioè solo con l'aura, che non dico sia l'eccezione ma quasi. Questo lo dico perché non vorrei che poi a casa ci fosse l'idea che quello è l'emicrania di cui stiamo parlando. Infatti quello è un caso particolarissimo. Le volevo chiedere, l'emicrania con aura invece con l'emicrania, cioè quella normale, esatto. Diciamo. È contemporanea o successiva? No, perché allora, come funziona? Giustamente, il caso classico, quindi, anche perché ovviamente ci sono sempre casi piuttosto intermedi, tutte le sfumature sono possibili, però il caso classico è l'inizio di un disturbo neurologico che è tipicamente visivo, perché l'inizio fisiopatologico del fenomeno a livello della corteccia occipitale, che è la corteccia che sovrintende le funzioni visive. Di solito, a differenza di quanto avviene in questa paziente, è un fenomeno produttivo, cioè non si vede meno, ma si vedono delle cose in più, che sono o delle scintille o i cosiddetti spettri di fortificazione, cioè delle specie di zigzag luminosi, nel campo visivo controlaterale. A questo si può associare, non sempre però può succedere, parestesie, cioè formicolio alla bocca e al braccio, dalla parte in cui si vedono questi fenomeni. Se è colpito l'emisfero sinistro ci può essere anche un disturbo del linguaggio. Questa è l'aura classica, che normalmente dura un quarto d'ora, 20 minuti, massimo un'ora. Se va sopra l'ora siamo già nelle aure non più classiche e un pochino più preoccupanti. Dopodiché il fenomeno si interrompe e nel giro di 10-20 minuti al massimo si scatena il mal di testa emicranico, cioè dall'altra parte della testa inizia la pulsazione di intensità elevata, che può essere associata alla nausea, al vomito, certo, alla fonofobia, alla fotofobia, cioè il fatto di avere fastidio nel sentire dei suoni, nel vedere le luci, e la necessità spesso di coricarsi al buio, che insomma è quello che il paziente emicranico conosce benissimo. Comunque sono dei sintomi che in effetti possono spaventare. Spaventano moltissimo. Spaventano moltissimo. Cioè uno va subito a pensare che sia un'altra cosa, certo, non pensa c'ho l'emicrania, ma si spaventano. Come diceva giustamente il medico di famiglia, la prima volta che capita, anche perché l'emicrania con aura è meno frequentemente familiare rispetto all'emicrania, certo, senza aura, quindi non sempre c'è un familiare affetto. Adesso non si è visto nel servizio, ma la signora molto, mi spiegava, io la prima volta ho avuto paura di diventare cieca, di non vedere più niente. La paura iniziale è quella dell'ictus ovviamente, ma questo non solo nel paziente, ovviamente anche nel medico, poi c'è un medico di pronto soccorso qua, lo sa benissimo, cioè quante volte succede che al primo episodio arriva un paziente con un disturbo visivo, un disturbo di linguaggio. Se anche sappiamo che soffre di mal di testa, ma non sappiamo che tipo di mal di testa è, se è la prima volta, la TAC la facciamo di sicuro. Poi che serva o non serva, un altro discorso un po' più ampio. Però ecco, per dire che ci spaventiamo tutti. Nel momento in cui uno sa di che cosa si tratta, sa soprattutto che regredisce, perché ricordiamoci sempre che la terapia dell'attacco emicranico non elimina mai l'aura.
cioè l'aura non si elimina se non con una terapia come quella che fa la signora di profilassi, cioè una terapia che si prende comunque tutti i giorni e che rende meno frequenti e più brevi gli attacchi con l'aura. Comunque queste terapie vanno continuate per tutta la vita, diciamo, non sono a cicli, cioè in teoria... Allora, no, in verità dipende da paziente a paziente. La regola è che si fanno dei cicli. Normalmente si fanno dei cicli di 3-6 mesi, dopodiché si fa una sospensione per vedere. Si vede come va. Ci sono pazienti che... La così... interrompo un attimo. Prego. Perché abbiamo una telefonata. Sì. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Mi dica. Vorrei fare una domanda ai dottori in studio. Prego. Io sono una signora di 49 anni che soffre di cefalea con aura dall'età di 12 anni. Ho avuto tutti i sintomi che descrivevano prima i dottori, cioè la perdita parziale della vista, il tremolio, anche la parola veniva colpita. E ho avuto degli attacchi molto pesanti, diciamo tra i 25 e i 35 anni. Poi la cosa è stata curata anche perché era dovuta anche ad un'anemia abbastanza forte e poi dopo la cosa è migliorata da sola, insomma, cioè non ho più avuto questi attacchi così forti e c'è stato un miglioramento spontaneo. Anche, non so a che cosa sia dovuto questo miglioramento, però diciamo che adesso soffro di mal di testa tipo artrosi cervicale, ma non è proprio artrosi cervicale, però ecco quel mal di testa lì è diventato molto pesante, ma l'aura per esempio non ce l'ho più. Vorrei sapere se, visto che ho anche delle patologie immunitarie tipo la sclerosi multipla, se questo può essere correlato con la cefalea con aura. Tosta come domanda. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Dottoressa, sì, penso di essere chiedo la persona più indicata. Dunque, il caso della signora è complesso nel senso che ci sono, da quello che lei cita, almeno 3 patologie diverse. Una è l'emicrania con aura, abbastanza classica da come viene descritta e non è strano che possa passare. E questo è un collegamento a quello che dicevamo prima, non sempre l'emicrania dura tutta la vita, c'è in chi, come veniva detto giustamente prima, c'è una remissione con l'età collegata poi alla menopausa per quanto riguarda le donne, c'è chi guarisce nel senso che non ha più delle crisi e qui gioca un ruolo importantissimo quei fattori contribuenti di cui parlavo prima. Che possono essere lo stress psicologico, l'affaticamento, il tipo di lavoro, l'essere o meno soggetti all'inalazione di alcune sostanze, cioè un sacco di fattori possono in una persona che ha la tendenza ad avere l'emicrania farla venire fuori o meno, quindi può anche darsi che da un certo momento in poi uno cambia qualsiasi stile di vita o qualsiasi altro tipo di cosa e la cosa passa. Poi che con l'età possa venire fuori, età, poi la signora ha 49 anni, che è una signora giovane, comunque che possa venire fuori un mal di testa di altro tipo, con caratteristiche completamente diverse, come può essere la cefalea muscolotensiva, di solito collegata appunto a un disturbo della cervicale o comunque un disturbo muscolare dei muscoli dello scalpo che si contraggono in reazione a uno stress, a una deprivazione di sonno, quindi mal di testa completamente diverso, di solito più lieve. Io devo interromperla di nuovo perché ci dobbiamo separare per qualche istante di pubblicità, ma riprendiamo subito dopo.